tutto è pronto. Roma che batterà il calcio d'inizio per la prima grande serata di calcio in palio, il primo trofeo ufficiale della stagione. Via da Totti sulla sinistra, Candelà a Sunsao che sostituisce di fatto Emerson, Fuser che a sua volta è il vice Cafu, poi Montella prova la progressione, subito fermato al centro per Assunção, di prima Totti, 20 metri, Totti apre sulla destra per Fuser, il cross. Sul piano tattico possiamo vedere come la posizione dei Totti sia defilata sulla destra e non so se questo corrisponde a una precisa strategia di Capello oppure alla creatività del giocatore romanista che si è andato a posizionare davanti a Moretti. Montella prova ad andare via a Baronio che lo mette giù, calcio di punizione. Ecco, Chiesa gol, il massaggiatore Luciano Dati. E di gol Chiesa ne ha fatti tanti. Due doppiette nelle ultime due partite amichevoli della Fiorentina. Intanto il fallo di Baronio su Montella. Le doppiette contro Leicester, squadra inglese, e poi contro l'Atalanta per Enrico Chiesa. Sul pallone Battistuta, siamo a 25 metri dalla porta difesa da Pino, taglia la tela. Damiano Tommasi a disturbare la barriera della Fiorentina. Barriera a 4. Baronio, Nuno Gomes. Battistuta al destro violento con i pugni. Poi Assunção che sbaglia, un gol fatto. Altra grande occasione per la Roma. Capello senza parole, verrebbe da dire. Sì, ma è stata una partenza folgorante della Roma che nel giro di 3 minuti e mezzo ha creato già due occasioni abbastanza pulite. Qui c'è stato un siluro di Battistuta su punizione non trattenuto da taglia la tela e quasi incredibilmente Assunção ha sbagliato la deviazione da 6 metri dalla porta in maniera abbastanza goffa. Incredibilmente i difensori della Fiorentina hanno lasciato liberissimo un avversario a due passi proprio dalla porta. Roma che riconquista un altro pallone con Battistuta, a questi a Totti. Battistuta a sinistra, Totti lo serve, area di rigore, il cross di Battistuta, il tentativo di Assunção, palla sul fondo. Moretti, rovescia in avanti, Zebina di testa, adesso un'opportunità per la Fiorentina, da Kois a Morfeo che mette giù bene il pallone, contrastato da Tommasi, Nuno Gomes, Morfeo ancora, limite dell'area, evitato un avversario, tutto regolare per l'arbitro Cesare. E contropiede Roma, Battistuta per Totti, Totti il destro, sporco, palla sul fondo. Squadre molto allungate, emozioni che si susseguono a ritmo incredibile. Si è visto anche Morfeo. Sì, infatti la Fiorentina ha pizzicato la Roma con un'azione rapida di contropiede di Morfeo e di conseguenza la Roma è ripartita dopo aver riconquistato la palla con un susseguente capovolgimento di fronte comandato da Battistuta per il tiro di Totti. Intanto c'è stata una deviazione sul tiro di Totti ed è calcio d'angolo per la Roma. Lo calcia Fuser. Cinque minuti e 30 secondi nel corso del primo tempo. La testa lontana a Nuno Gomes. Ha provato Chiesa, niente da fare. La conclusione del gol. Gol di Candelà. Roma in vantaggio. 5 minuti e 40 secondi. Un gol da 40 metri. Sorpreso, taglia la tela. Arrabbiatissimo Mancini. Qui scappa anche un'imprecazione. È stato un gol meraviglioso su una palla persa malamente da Chiesa nel contrasto, riguadagnata da Candelà che ha fatto partire un missile rasoterra che è diventato insidiosissimo dopo aver toccato l'erba, è diventato imparabile per taglia la tela, da una parte a mio avviso anche un po' colpevole per essere partito in ritardo. Forse coperto da Montella ma fino ad un certo punto, conclusione angolatissima per il vantaggio della Roma. Al sesto minuto del primo tempo, Vincent Candelà. 20 minuti e 10 secondi nel corso del primo tempo. Roma 1, Fiorentina 0. Il gol al sesto minuto di Candelà. Tommasi, altra opportunità. Il destro di Tommasi. Palo. Montella si alza la bandierina del guardalino ed è fuori gioco. Sarebbe stato valido il gol di Tommasi, probabilmente essendo in quel momento ininfluente la posizione di Montella. Dopo il palo ovviamente non più. Possibilità di dialogo con Nuno Gomes, Chiesa in velocità contro Zebina. Ha fatto la cosa più giusta, più logica Chiesa in questo caso, negli spazi, con Zebina che però poi torna su lui e gli toglie palla. È stato molto bravo Zebina in recupero, ma altrettanto Chiesa a sviluppare la sua prorompente velocità. E questo conferma ancora una volta come la Fiorentina sia molto brava, una volta in possesso di palla, meno a difendere. Siamo già dalla parte opposta con Totti. Il destro,
palla che sfiora il palo alla destra di Taglialatela e Mancini allarga le braccia, ancora spazio per le conclusioni dalla distanza. Sì, dalla media distanza Totti è riuscito a tirare dopo essere avanzato con la palla senza aver ricevuto la necessaria pressione dai centrocampisti avversari. È stato molto bravo nel tenere bassa la palla, che è andata fuori di poco. 25 minuti in questo momento nel corso del primo tempo, 5 tiri in porta Roma, nessuno Fiorentina. Tommasi, il fallo su di lui di Kois, calcio di punizione per la squadra campione d'Italia. Totti, Fuser, Totti ancora, di prima Montella si allunga, taglia la tela, non arriva sul pallone, ma il pallone termina di poco sul fondo. Altra opportunità e soprattutto un'altra volta la Roma ha trovato facilità di sfondare sulla destra, sulla sinistra della Fiorentina, e quindi ha ancora una volta, come nella fase che abbiamo appena visto, ha preparato il tiro dalla stessa posizione dalla quale aveva tirato prima Totti, adesso ha tirato Montella. Ancora Baronio e ancora Di Livio, il tocco di Assunção, guadagna metri la formazione ospite, diciamo così. Di Livio, Baronio, può avanzare il destro di Baronio, pericoloso, si distende Pellizzoli, improvvisamente Fiorentina, Baronio. Ottimo il tiro e ottima la risposta, Baronio ha tirato dopo 4 metri di rincorsa, un tiro d'esterno collo precisissimo e anche violento, è stato molto bravo Pellizzoli nel spingere sulla sua destra e deviare in corner. L'angolo di Chiesa, di testa Montella, aiutano parecchio gli attaccanti della Roma in questa fase. Livio per Morfeo contro Zago, il pallone sfiorato da 2 giocatori della Fiorentina, l'uscita di Pellizzoli chiamato ancora al lavoro, e qui la Fiorentina dimostra di poter dire la sua. È come Nuno Gomes, questa forse è la fase meno bella della partita, sì, però fase nel contesto di un primo tempo che invece ha riservato moltissime emozioni e fasi anche di bel gioco. È una fase di stanca, indubbiamente, e le squadre stanno anche un po' pagando la stanchezza. E qui la Roma scopre di avere degli ottimi difensori, perché intanto attenzione, Nuno Gomes, la parata di Pellizzoli, miracolo del portiere romanista, ed è angolo, anzi scusate, palla sul fondo, la rabbia di Mancini, l'occasione per Nuno Gomes. Abbiamo visto come la Fiorentina è riuscita a portare un'azione in profondità meravigliosa con un doppio scambio che ha liberato Nuno Gomes davanti alla porta. Non è stato abbastanza cattivo né deciso l'attaccante portoghese, ha tirato secondo me la prima volta senza tanta convinzione, la seconda addirittura ha sporcato il tiro con un gesto tecnico tutto da dimenticare, con la porta quasi libera. Totti, Assunção, Fuser, Tommasi, dentro per Montella, al velo Battistuta e il miracolo adesso di Taglialatela, pallone ancora in gioco, Totti, la conclusione splendida, ancora strepitoso Taglialatela, 20 secondi di calcio stellare, 20 secondi di calcio stellare, fiammata della Roma che ha sfruttato un velo di Montella a liberare Battistuta, è stato bravissimo questa volta Taglialatela a chiudere lo specchio come ha fatto in precedenza Pellizzoli. 2 anni da riserva di toldo per Taglialatela dopo 6 anni da titolare a Napoli. Beh, non è certo arrugginito a giudicare dalla parata di poco fa. L'angolo di Fuser mentre si alza Capello, poi andremo da Tiberti a bordo campo. Allontana ma non di molto Pierini, poi Assunção che commette fallo. Alessandro. Sì, soltanto per segnalarvi che la panchina più attiva continua ad essere quella della Fiorentina, tra le altre cose oltre ad Amaral continua a riscaldarsi Taddei e Tarozzi, ma senza velleità almeno per il momento di entrare in campo. Molta più tranquillità su quella della Roma, non certo tanto tranquilla su queste due occasioni che sono andate a finire così come hai descritto. Intanto in cespica Montella, alla fine rimessa laterale. Però Montella è abituato a muoversi sempre molto lungo tutto il fronte offensivo e alterna sia i movimenti verso la porta avversaria che incontro al suo compagno portatore di palla. Da Tomasi a Candelà, chiude Rossi, ancora il francese, la finta, cercato Montella, palla a metà strada fra il numero 9 e Battistuta, riparte la Fiorentina, lo fa con Morfeo, arriva il fischio dell'arbitro, niente recupero, squadre che vanno negli spogliatoi. Sul risultato di 1-0 in favore della Roma per il
il gol al sesto minuto di Candelà. Formazioni invariate, le andiamo a rileggere. Per la Roma Pelizzoli, poi difesa Zebinà, Samuel, Zago, centrocampo Fuser, Tomasi, Assunção, Candelà, in attacco Totti, Montella, Battistuta. Fiorentina taglia la tela in porta, difesa di Livio, Adani, Pierini, Moretti, centrocampo Baronio, Coise, davanti a loro Rossi, Morfeo, Chiesa, di punta Gomes. 8 minuti e 15 secondi, Roma 1, Fiorentina 0. Montella sulla destra, Totti, la sovrapposizione di Fuser, ora Totti, buona l'idea per Montella, al volo sinistro, rete, grande gol, Roma 2 Fiorentina 0, tutti in piedi, chapeau, il segno Vincenzo Montella. Questo è un grandissimo gol, un marchio Totti-Montella, bravissimo Totti nel trovare il compagno smarcato al limite dell'area, ma soprattutto grandissimo gol di Montella nello sviluppo di questo tiro difficilissimo, con la palla che cadeva da dietro, grande coordinazione naturale, possiamo notare come il piede d'appoggio sia perfetto, oscillazione della gamba che tira, coordinazione meravigliosa contro il movimento di taglia la tela. È stato un gol meraviglioso. 2-0, la Roma mette le mani sulla Supercoppa di Lega. Il cross di Totti e il pezzo di bravura di Vincenzo Montella. Montella che con questo gol porta 10 le reti realizzate in carriera contro la Fiorentina. Deve avere qualcosa di personale contro i Viola, sono la squadra a cui Montella ha segnato più gol in carriera. Questo è il decimo. Vediamo come la prende il numero 9. Gli applausi ai tifosi, ricambiato. Saluto al pubblico, l'abbraccio con Tempestilli. Bisogna sempre prestare attenzione quando un giocatore lascia il campo. A Berlino contro il Galatasaray Totti non ha preso molto bene la sostituzione, ne è nato un piccolo caso, subito peraltro rientrato. Del Vecchio al posto di Montella nella Roma e Amaral per questo nella Fiorentina. Chiesa intanto in profondità, buona l'idea per Marco Rossi, l'uscita di Pelizzoli. Quindi entriamo nell'ultimo quarto di partita con la Roma in vantaggio 2-0. Totti per il nuovo entrato Ghigù. Totti prova ad evitare Amaral che lo mette giù, un calcio di punizione per la Roma. Per Francesco Totti questa è la decima stagione in prima squadra nella Roma e di anni ne è soltanto 25 il capitano. Di nuovo il fallo di Amaral. Amaral che lo scorso anno subì un gravissimo infortunio ancora nel precampionato, l'amichevole contro l'Energie Cottbus, squadra tedesca, perse di fatto quasi tutta la stagione. Intanto il calcio di punizione affidato ad Assunção, non esce, taglia la tela, la conclusione all'esterno della rete di Totti, conclusione che dà l'illusione del gol, anzi la palla dovrebbe aver colpito direttamente i cartelloni pubblicitari. Comunque è un gesto tecnico notevole da parte, sì, di Francesco Totti. Sì, splendido, Totti. Ma questo conferma le potenzialità di questa squadra sotto l'aspetto qualitativo. Del Vecchio per, anzi Totti per Del Vecchio, scusate. È comunque una Roma che sorprende per la sua concretezza e per la sua efficacia, una Roma che mantiene con grande capacità il possesso del pallone, è una Roma che sa giocare anche sotto ritmo e questa situazione esalta la capacità di palleggio dei suoi giocatori. Totti dopo il calcio d'angolo, Assunção, il tiro cross ed è il gol, 3-0, gol che però viene annullato come non detto. Da rivedere questa azione, c'è stato il tiro cross probabilmente fuori di gioco di Zebinà, segnalato un fuorigioco di Zebinà all'altezza del secondo palo. Attenzione a Chiesa, lo mette giù Samuel ed è calcio di punizione per la Fiorentina e questa potrebbe essere un'opportunità per Enrico Chiesa. C'è anche Morfeo con il sinistro, ma tutto lascia pensare che sia al destro di Chiesa, così è sulla barriera però Moretti.
Sì, perché con il numero 17 è entrato Eki Gonzalez al posto di Nuno Gomes. Totti intanto con Candelà, grande azione a Candelà ancora. La conclusione, non trattiene il pallone, taglia la tela ed è 3-0. Francesco Totti, 36esimo. Adesso sì, la partita è chiusa. Accademia Roma, Moretti, il cross, la possibilità, la conclusione, il salvataggio sulla linea di Zago, che fa una prodezza. Peccato, la Fiorentina avrebbe meritato, sì, meriterebbe il gol della bandiera. Sì, il cross di Moretti. Il tiro di Tarozzi era un tiro anche ben effettuato, però è stato bravissimo Zago in acrobazia a salvare sulla linea, intervento di grande spessore. Salvataggio di Zago sul tiro di Tarozzi al 38esimo. È una partita che ormai si avvia alla fine con una Fiorentina completamente sfiduciata, mentre la Roma sta continuando a giocare in maniera accademica, sfruttando la superiorità tecnica, emotiva e psicologica. Totti intanto per Zebinà, che ormai si prende più di una licenza offensiva. Ancora il francese, le finte, un rimpallo favorevole, il sinistro, palla che sfiora l'incrocio, grande cosa di Jonathan Zebinà. Sarà contento Sensi indubbiamente. Pierini, Amaral, ha potuto fare ben poco anche il brasiliano, entrato ormai a partita decisa. Poi un numero di Morfeo con Chiesa in fuorigioco. E adesso sì, sono finiti 3 minuti di recupero. Fischia Cesari, la Roma si aggiudica la Supercoppa 2001 battendo 3-0 all'Olimpico la Fiorentina.